Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video, un altro video dove lucidiamo un componente del blocco Rotax. Allora, precedentemente abbiamo lucidato la testata HTM Racing, perché deve essere lucida a specchio per diciamo non far attaccare le incrostazioni, ed oggi andiamo a lucidare invece il cielo del pistone, che non era ancora stato lucidato. Perciò oggi cielo del pistone a specchio. In questo video vedrete solo il processo di lucidatura del pistone. Quindi non vi voglio disturbare molto, perché tanto i processi con i vari tipi di carta vetrata ve li spiego nel video, perciò ora nell'introduzione non serve e mi dilungo troppo. E quindi vi lascio il video. Stiamo lucidando il cielo del pistone con della carta vetrata bagnata con olio motore, perché come avevate già visto da un video, il cielo del pistone ovviamente era un po' rude come esce dalla fabbrica, e dovrebbe venire lucido a specchio come abbiamo fatto la testata HTM Racing, in modo che diciamo duri un pochino di più, perché ci si formano meno incrostazioni, dato che il pavimento da dove attaccare è più difficile da farsi attaccare. Ecco, mi sono spiegato un po' a parole povere, però questo è il concetto. E quindi adesso con vari tipi di carta vetrata e olio motore lo stiamo passando per farlo diventare liscio, per poi passarci una pasta lucidante con il Dremel e la punta quella lì morbida, ovviamente, niente carta vetrata sul Dremel. Dopo comunque vedrete. Adesso stiamo già alla seconda passata di carta vetrata e olio. Adesso faccio una ripresa un altro po' di tempo, poi la stacco, perché tanto vedreste sempre lo stesso procedimento, e poi faccio vedere quando andremo a lucidare con il Dremel. Come vi ho già detto e come avrete visto già un po' di mesi fa dalla lucidatura della testa, si procede a step con la carta vetrata. Abbiamo fatto già il primo step, il secondo step, adesso stiamo al terzo step, quello con la carta vetrata da 1000, perciò più fina della prima e della seconda, perché nello step 1 abbiamo usato una carta vetrata da 500 bagnata con olio motore un po' di passata. Poi step 2 si va un po' più fino, un po' alleggerire, con una carta da 800 e olio motore, fino ad arrivare a dove siamo adesso, step 3, con una carta vetrata, come già ho detto, da 1000, perciò ancora più fina, e olio motore. Adesso passiamo un po' qui così, qualche minuto, 1-2 minuti, forse anche 3, ma non lo so, penso di no. Poi si passa all'ultimo step, anzi possiamo dire penultimo, della carta da 2000, ancora più fina, per poi passarlo con il Dremel e la punta quella lì liscia, che dopo vedrete. Ovviamente dopo la passata di carta e olio si pulisce per vedere comunque come sta venendo, altrimenti sarebbe un mistero. Si capisce, poi si passa alla 2000 oppure si continua con la 1000. Siamo arrivati al quarto step come preannunciato, e quindi carta più liscia di tutte da 2000. Perciò dovrebbe essere l'ultima passata di carta prima della lucidatura proprio finale. Adesso, come i step precedenti, carta e olio 2T, olio lubrificante, e poi una bella passata di 2 minuti. Si passa, poi si pulisce con la carta, si vede, e se c'è bisogno si continua, altrimenti basta poi una lucidatina con il Dremel con la punta morbida. Perciò adesso stiamo passando la 2000. Un minuto, 2 minuti. Io vabbè, la farò durare di meno la ripresa, perché poi diventa noiosa. E poi quando è ora di passare il Dremel, riaccendo la telecamera e vi faccio vedere anche l'ultimissimo step, quelli con il Dremel. Ok, adesso con la pasta lucidante l'abbiamo messa sul pistone con il dito, anzi oltre a metterci ci abbiamo anche un po' passato con il dito. E poi con la spazzolina, quella lì che vi dicevo prima sul Dremel, sarebbe una spazzola al velcro, quindi molto morbida, lo stiamo passando sul cielo del pistone.
Poi comunque se volete, se non disponete di un Dreamer o di quella spazzolina lì, anche con il dito si può fare, eh? Noi l'abbiamo fatto e viene molto bene. Perciò diciamo che anche dopo questa passata di Dreamer torneremo a dare con il dito, poi basta, poi è pronto. Dopo aver dato le quattro carte che dicevo prima, i quattro tipi di carte trata, pasta lucidante ed è pronto il pistone. Eccola la pasta lucidante, Seedol si chiama. Purtroppo anche oggi niente sponsorizzazioni, faccio tutto gratis. Ed ecco qui, una punta e si va con il dito oppure con la spazzolina del Dreamer come già vi ho detto. Ecco, adesso vi faccio vedere l'applicazione. Beh, si toglie con un panno morbido. Ovviamente si toglie con un panno morbido. Noi in, quel in questo caso abbiamo la carta Scottex che anch'essa è morbida. E poi vi faccio vedere com'è venuto. Tanto eccolo, è quasi pronto. Adesso non interrompo, vi faccio vedere fino alla fine. Passaggio di dito, poi Scottex a pulire e vediamo com'è venuto il cielo del pistone. Ancora non è lucidissimo specchio, perciò diamo un'altra passata, ma io questa volta spengo la telecamera, altrimenti no, faccio vedere sempre la stessa cosa. E poi ve lo faccio vedere quando sarà pronto. Comunque, come vedete, stesso procedimento di prima. Eccoci qua, adesso con il Dreamer, come vedete si è sporcato perché abbiamo usato la pasta lucidante, quella in dotazione con il Dreamer, quello nero che ormai è defunto, che ci abbiamo lavorato il cilindro del booster. Ed ecco qua che piano piano viene lucido. Pasta lucidante, un po' di passate, poi pulite con della carta molto morbida e piano piano inizia a specchiare. Ma questo diciamo che è più un effetto visivo, perché tanto al tatto era liscio già quando era più opaco, senza tutte queste passate di Dreamer. Ovviamente le passate di carta vetrata sono servite, non era liscio anche prima, però dopo la carta vetrata, una prima passata di lucidante, era abbastanza liscio, però non specchiava. Adesso lo stiamo facendo specchiare più per un effetto visivo, ecco, liscio al tatto lo è sia prima che ora. Ovviamente il lavoro fatto è servito ed ecco qua che specchia molto bene, dai. Quindi ora testa e pistone entrambi a specchio, quindi dentro il motore durante la combustione si potranno specchiare tra di loro. Bene. Bene ragazzi, il processo di lucidatura del pistone è giunto al termine, come avrete visto è venuto finalmente a specchio come desiderato. Perciò questo video giunge al termine, io spero che questo video vi sia tornato utile se magari volete lucidare un pistone anche non ad un Rotax per forza, comunque un pistone qualsiasi. Perciò in tal caso lasciate like, commentate qui sotto se vi è tornato utile e soprattutto se state facendo qualche blocco al di fuori del Rotax anche voi. Vi prego di iscrivervi al canale perché stiamo aumentando sempre di più, siamo oltre 350. Attivate la campanella dopo l'iscrizione in modo che ogni video che esce la notifica vi arriva. Seguitemi su Instagram leosalsa03 e il link in descrizione. E poi ci vediamo mercoledì con il prossimo video dell'Illo Sensor. Ciao ragazzi!